Il Wolsonian Museum, situato nel cuore dell'Artico District di Miami Beach in Florida, ha riaperto giovedì 27 ottobre le sue porte al pubblico, dopo una lunga chiusura a cavallo della pandemia. Il Wolsonian è un museo, una biblioteca e un centro di ricerca che usa la sua collezione per illustrare il potere persuasivo dell'arte e del design e per 15 anni è stata una divisione all'interno della Florida International University. Le sue collezioni comprendono circa 180.000 pezzi dal periodo dal 1885 al 1945, l'apice della rivoluzione industriale fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in una varietà di media tra cui mobili, oggetti di design industriali, lavori in vetro, ceramica, metallo, libri rari, giornali, lavori su carta, quadri, tessili e medaglie. I paesi maggiormente rappresentati sono Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Stati Uniti e tantissima Italia. Nella attuale esposizione, ad accogliere gli spettatori al primo piano, la cultura ricca e diversificata di Cuba, che ha deliziato il pubblico americano nel XX secolo, presentando poster, copertine di dischi, spartiti, filmati e audio dell'epoca. La mostra ripercorre l'esplosione della creatività collaborativa tra Stati Uniti e Cuba, guidata da musical hollywoodiani, studi di danza americani e artisti cubani, dando vita alla fusione musicale trovata tra le culture. Al secondo piano, invece, il tema è il Plotting Power, Maps and the Modern Age. Presentando oggetti della collezione, tra cui dipinti, stampe, poster, design industriale e materiali grafici, la mostra ripercorre come le mappe e altre rappresentazioni della geografia sono state modellate da strategie di progettazione, agende diverse e storie distintive della storia moderna. A fare da filo connettore l'uso di immagini simili a mappe per scopi politici, commerciali e di altro tipo nella prima metà del XX secolo, quando le possibilità dei viaggi e della tecnologia hanno aperto nuovi orizzonti per l'ambizione globale.